Bella raga, qua ZV, bentornati sul mio canale. Quest'oggi, dopo tanto tempo, perché è un po' che non ve lo portavo, siamo qua con il riepilogo della nostra carriera con l'Hellas Verona. Allora, raga, per chi non lo sapesse, questa è una carriera che facciamo su Twitch. Prima di tutto, ragazzi, vi volevo veramente ringraziare di cuore perché su Twitch stiamo andando da Dio, siamo una famigliola ormai. C'è stata anche la prima sub, il primo abbonato al canale, quindi veramente passi da gigante per me perché ci speravo su Twitch, però molti di voi all'inizio erano un pochino titubanti, anche io stesso ero titubante, invece vedo che adesso la gente sta iniziando a capire che Twitch è una piattaforma come YouTube identica, quindi non c'è bisogno di iscriversi per forza e pagare per forza, quindi potete venire anche. Io vi ricordo gli orari: martedì e giovedì alle 18 e poi o sabato o domenica, lo decidiamo insieme. E ragazzi, questa settimana la facciamo domenica, quindi domenica questa, ore 18, noi facciamo ancora la stream su Twitch, continuiamo la carriera. Allora, raga, vi faccio vedere cosa è successo in questa carriera, perché è successo veramente di tutto. La prima cosa che vi voglio far vedere è che finalmente siamo riusciti ad arrivare in Serie A. Mamma mia, ma come siamo arrivati in Serie A, tra l'altro? Eravamo in 250 spettatori su Twitch e abbiamo passato, penso, i playoff più fighi di sempre, perché eravamo tutti insieme, tutti in chat che tipo erano gasati, io stesso ero gasato, mettevo le musiche, tipo le musiche epiche per passare meglio, una figata, una figata. E appunto, passato una volta il playoff, siamo riusciti ad arrivare in Serie A con l'Hellas Verona. E una volta arrivato in Serie A, appunto, ragazzi, questo ve l'ho fatto vedere in un riepilogo, ci sono arrivati tutti i giocatori presi a parametro zero, che adesso ve li faccio vedere, facciamo cronologia nel nostro club. Ok, vi faccio vedere tutti i passaggi che abbiamo fatto. Vabbè, a parte che si era svincolato Valoti a casissimo perché lo ha andato in prestito l'anno scorso, è tornato dal prestito e si è svincolato così, quindi lo abbiamo ripreso a parametro zero, svincolato anche lui. Poi abbiamo venduto Caracciolo all'Aston Villa per 2 milioni, Calvano al Kilmarnock per 1 milione, abbiamo comprato dal Genoa Romero, ve lo faccio vedere subito, 21 anni, 71 di overall, è un giocatore che nella vita reale può fare veramente bene. 21 anni, 71 di overall, quindi è tanta roba, cioè il suo lo fa. E per adesso è titolare insieme a un altro giocatore che abbiamo preso a parametro 0, che dopo vi faccio vedere tutto, tranquilli. Abbiamo preso dagli svincolati Greenwood, 18 anni, 60. Abbiamo mandato in prestito questo giocatore che l'abbiamo preso dalla nostra primavera, ma fa abbastanza schifo. Abbiamo venduto Larrivi per 2 milioni, abbiamo venduto Zaccagni per 3 milioni. Abbiamo venduto Alan Empereur per 600.000 e iniziano i super acquisti, quelli veramente importanti. Abbiamo una squadra da Dio, regà, veramente una squadra che secondo me può puntare all'Europa League. Fatemi sapere la vostra, secondo voi con questo Hellas dove possiamo arrivare? E io appunto vi invito a vedere le partite tutti insieme su Twitch. Trovate il link qua sotto in descrizione perché, regà, vederle dal vivo è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Comunque, dicevo, abbiamo comprato Lala per 13 milioni. Mamma mia, Lala quanto è buggato su Futo. Ho detto, lo devo avere per forza anche nella nostra carriera con l'Hellas. Siamo riusciti a comprarlo. E tipo, siete stati felicissimi anche voi quando l'abbiamo comprato. Poi abbiamo comprato Goebbels, giocatore che io vi avevo consigliato in un mio vecchio video. L'avevo soprannominato tipo il nuovo Kylian Mbappé. E allora io vi chiedevo nella live: ma regà, chi posso comprare? Chi posso comprare? Mi serve un attaccante giovane da tenere appunto come giocatore per il turnover. E ovviamente mi avete detto: ma ZW, tu ci avevi consigliato Goebbels, perché non lo prendi? Io ho detto: sapete perché? Perché sono scemo, quindi sono andato a comprarlo. 2 milioni, easy, vale già 1,9 milioni, quindi praticamente possiamo già fare una plusvalenza. Henderson lo abbiamo venduto per 5 milioni, quindi qua sono stato abbastanza felice. Un giocatore che ha fatto il suo, però mi servivano dei soldi per comprare un top player che appunto starete vedendo. Regà, lo abbiamo venduto i turbe e per quelli che appunto erano in live, io, raga, veramente vi devo ringraziare perché è stata la scena più epica di tutta la stream, penso di quando abbia iniziato. Ve la spiego, magari vi metterò anche da qualche parte la clip. Niente, abbiamo venduto i turbe. E allora gli ho messo tipo See You Again, la canzone na 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 na, See You Again, quella là. E tipo mi sono messo a ringraziarlo e tutti in chat che lo ringraziavamo, tipo grazie Turbe, Rippi Turbe, ci mancherai. Comunque spettacolo, perché fa proprio vedere tipo un grande interesse da parte vostra e da parte mia appunto nei singoli anche. Niente,
volevo, ci è scesa la lacrimuccia, volevo appunto parlarvi anche di Turbe. Ha fatto il suo regalo, abbiamo venduto perché abbiamo comprato Moise Kean dalla Juve, è nostro, quindi non è in prestito, lo abbiamo pagato tanto, ci servivano tanti soldi, infatti abbiamo venduto Henderson, abbiamo venduto i Turbe e qualche soldo lo avevamo anche già. Quindi oltre all'ala abbiamo comprato un altro fenomeno che è Moise Kean, lì davanti con il pisellone Haaland, cioè coppia veramente, coppia che scoppia. Poi questo Vuce Tabuenca, voi direte ma chi cavolo è questo Vuce Tabuenca? Non lo so, cioè raga, io volevo cercare appunto un esterno per il turnover, giovane, e siamo andati appunto con la chat a cercare un giovane con una clausola rescissoria abbastanza bassa. Questo qua aveva 19 anni, una clausola di 5 milioni, mi sembrava un regen, ho detto vabbè lo prendiamo, e niente, c'ha 19 anni, 67, quindi abbiamo speso un pochino, cioè abbiamo speso troppo per il giocatore, però magari crescerà. Comunque abbiamo venduto anche Fares per 4 milioni, quindi alla fine, cioè, non abbiamo fatto proprio un mercato bruttissimo. Vi faccio vedere la squadra, anche perché abbiamo comprato un sacco di giocatori a parametro zero lo scorso gennaio, a parte il super attacco pisellone Haaland 19 anni 76 e Moise Kean 19 anni 75, fenomenali. Abbiamo preso a parametro zero un Bakogu che ha fatto già 3 gol, lo stiamo utilizzando come ala sinistra perché cioè, prima mi aveva fatto doppietta perché appunto qua c'era i Turbe, poi una volta venduto Turbe io volevo in squadra sia Bakogu che Moise Kean, però volevo appunto il modulo così, questo 4-2-2-2 che mi piace molto, allora mi avete consigliato, abbiamo visto insieme di mettere Bakogu come AS, vabbè, e comunque ha fatto anche gol di testa, veramente un fenomeno Bakogu. Dall'altra parte il cinesino, il finto Son, è esploso, in chat appunto anche voi ve ne siete accorti, veramente cori dalla chat per il cinesino, per il fake Son, 21 anni 76, può fare AS e AD, e raga, cioè ha fatto un sacco di assist, quindi tanta roba il cinesino, che è esploso anche lui. Appena ho detto regalo vorrei vendere, ha iniziato a fare gli assist, ha iniziato pure a fare gol, quindi bella per il cinesino. A centrocampo abbiamo Danzi che è diventato il capitano, 20 anni 73, e Freuler, Remo Freuler, che lo avete soprannominato il mulino a vento, non so il motivo. Comunque Freuler preso a parametro zero dà un sacco di sostanza in mezzo al campo, ma la cosa che mi piace di più raga è la difesa, perché la difesa praticamente a parte Romero e Lala sono due giocatori presi a parametro zero che sono veramente forti, cioè Jordan Lukaku, cosa devo dirvi, che cazzo di animale è, cioè è un armadio con le rotelle, è questo il suo soprannome. Poi comunque Romero già ve ne ho parlato, Suki che ha 31 anni, però comunque è un giocatore di fama internazionale, se così vorremmo dire, che comunque viene e ci sta dando una grandissima mano, l'ala ovviamente fenomeno, e in porta Leighton, preso che era 18 anni 60, 19 anni 74, ed è un mostro, quelli che appunto hanno visto i live su Twitch lo sanno benissimo quanto cazzo è forte questo giocatore. Comunque Goebbels appunto ve l'ho già fatto vedere, Uche ve l'ho già fatto vedere, Pessina ha perso il posto da titolare al posto di Freuler, e vabbè, 22 anni 74, italiano, come panchinaro va benissimo. Adae è il nostro Kanté della Serie B, preso a parametro zero. Crescenzi, non male, può fare entrambi appunto i terzini. Caldirola, non male, preso a parametro zero, può fare il DC e il TS. Nicolas va bene, e poi altri giocatori appunto che magari vi vorrei far vedere, ci sono questo Casadei che ho preso dalla primavera, 16 anni 56, terzino sinistro, quindi anche lui allenandolo potrà diventare, non dico titolare ma quasi. Maggiore, 21 anni 71, preso dalla Spezia l'anno scorso, sta crescendo. Yaya l'ho preso a parametro zero dal Palermo, questo lo vorrei vendere. Bianchetti il suo lo fa, Pazzini si ritira con noi, Greenwood preso svincolato appunto 18 anni 60, e niente ragazzi, se era tipo in prestito è tornato, ha 30 anni 66 di overall, però molto veloce, quindi magari qualche volta il bug può servire. E niente raga, ad Ultimate vi faccio vedere appunto le partite che abbiamo fatto, subito il calendario ve lo faccio vedere. Allora, prima di tutto quest'anno non siamo usciti dalla Coppa Italia, abbiamo vinto 1-0 con Lecce. Poi partita col Frosinone vinta 1-0, e poi questa partita qua con la Spal, cioè
spettacolare. Perdevamo 1-0, tutti in chat appena appunto era iniziata la partita mi avevano detto: occhio ZV perché la spalla è forte, la spalla è forte. Io dicevo: ma sì, regà, tranquilli. Mi ha fatto gol. Allora poi a casissimo, al 53esimo, una cosa del genere, gol di Mbakogu. Al dopo 5 minuti ancora gol di Mbakogu, due assist del cinesino, poi gol di Haaland, gol del cinesino addirittura, e poi gol addirittura di Goebbels, ecco, non mi veniva il nome, quindi cioè spaccata in due la spalla. E poi ragazzi, abbiamo fatto l'ultima partita della scorsa live contro la Sampdoria 1-1, quindi cioè già diciamo che una neopromossa, tre partite in Serie A, ok che abbiamo beccato Frosinone, Spal e Sampdoria, ok, però comunque raga, abbiamo fatto 7 punti. Prossima partita contro il Foggia che dobbiamo vincere, e possiamo vincere easy, con l'Udinese pure, col Bologna pure, e poi ragazzi qua iniziano diciamo le partite abbastanza toste, cioè qua ci sono comunque Torino, Juve, Roma, il Cagliari che sta giocando bene, Milan, poi siamo ancora in Coppa Italia contro l'Udinese. Raga, vedremo tutti insieme appunto in live. Il Cagliari sta giocando bene, noi siamo già quarti. Assurdo, Cristiano Ronaldo capocannoniere con Bakoku, quindi raga è una carriera veramente super fantastica. Io vi invito di nuovo tutti quanti su Twitch domenica, non abbiamo più soldi però vi voglio far vedere appunto che ci sono dei giocatori che potrei prendere a parametro zero, tipo Baba lo potrei prendere a parametro zero, poi vorrei prendere appunto anche Super Mario Balotelli a parametro zero, e ci sono un sacco di regen che potremmo comprare. Questo qua è il regen di Ibra, Arvid Bafoe, 18 anni, e questo qua è il regen di Ibra, l'abbiamo visto tutti insieme. Lui, Axel Diaby, è il regen di Ribéry, sì lo so perché è nero, non ne ho idea, però è il regen di Ribéry. Pellissier è il regen di Barzagli, Ampadu appunto, vabbè, lo volevano comprare, eccetera eccetera. E qua altri giocatori che mi avete consigliati voi. Comunque non lo so raga, questa carriera è veramente fantastica, quindi io vi invito a perlomeno andare a seguirmi su Twitch, così almeno vi arriva la notifica. E poi domenica alle 18, e poi ragazzi appuntamenti fississimi, quelli che ci sono sempre, martedì alle 18 e giovedì alle 18. Ormai raga siamo in più di 200 che guardano la carriera, quindi veramente mi fa un sacco piacere che stia riuscendo a convincervi a venire anche su Twitch. I video su YouTube comunque non finiscono, ogni tanto appunto cerco anche di portarvi questi video diciamo highlights, questi video riepilogo. Questa volta appunto volevo fare questo video perché ho visto che quando faccio i riepiloghi con gli spiazzoni di Twitch molti di voi non li vedono, perché non so il motivo, quindi ho detto proviamo a fare un video del genere, così almeno li rendo partecipi e li riesco a rimettere al passo coi tempi, se così si suol dire. E niente ragazzi, da ZV è tutto, ci vediamo domani con un nuovissimo video, e raga appunto io vi aspetto su Twitch, quindi il link è qua sotto in descrizione, al massimo iniziate a seguirmi e prima o poi vi arriva la notifica, mettetevi le sveglie, fate quello che vorreste, e qua in chat sicuramente ve lo diranno di quanto ci divertiamo raga. Dai, ci vediamo, ciao raga.